Buonasera, siamo in diretta di nuovo con la serie di Save Industrial Heritage, oltre la guida Volti e Luoghi della Cultura Industriale Italiana, che vi presenta man mano i vari luoghi presenti all'interno della guida al turismo industriale. Oggi abbiamo fatto una scelta, diciamo, particolare, traendo ispirazione da una polemica che è scoppiata nelle settimane passate. Molti l'avranno sicuramente notata, la vicenda della pasta alla molisana, che ha di nuovo portato alla ribalta il tema di come relazionarsi con quella che è l'eredità del periodo fascista. In Italia sappiamo benissimo che abbiamo notevoli tracce nelle nostre città, nei nostri paesi, fisiche che richiamano quel periodo. Quindi abbiamo deciso un po' di parlare di come magari trattare da un punto di vista della preservazione, ma anche della valorizzazione turistica, questo tipo di eredità, e abbiamo deciso di farlo con quella che riteniamo la migliore esperienza da questo punto di vista in Italia, e cioè il caso della città di Trisigallo in provincia di Ferrara, che è salita alla ribalta negli ultimi anni grazie a questo progetto Trisigallo, città metafisica. Oggi abbiamo con noi due dei fautori di questa iniziativa. Questa iniziativa è portata avanti l'Associazione Torri di Marmo, e oggi abbiamo il presidente Francesco Emiliani e l'architetto Davide Brugnatti, orgogliosi trisigallesi, che ci racconteranno un po' come è nata questa idea di valorizzare il loro piccolo paese. E anche quali sfide hanno dovuto affrontare e affrontano portando avanti questo progetto. Intanto vi saluto, ragazzi, buonasera. Ciao Jacopo. Buonasera. Allora, benvenuti in questa nostra arena. Abbiamo già 15 persone collegate. Invito tutti quanti a partecipare attivamente, a fare domande a Francesco e a Davide, che sono molto preparati e hanno anche, insomma, notoriamente molta voglia di promuovere il loro piccolo paese. E in questi anni ci sono riusciti, Francesco, in maniera incredibile. Avete avuto una grande visibilità. Quello che mi ha colpito è la visibilità internazionale, no? Che siete riusciti ad avere, siete andati su numerose testate di primo piano, giusto? Buonasera a tutti, intanto. Sì, Jacopo, assolutamente sì. Da circa 3 anni a questa parte sicuramente c'è stata un'impennata di quella che è la visibilità di cui ha potuto godere Trisigallo, sia su testate nazionali come ad esempio AD Magazine, come ad esempio Bell'Italia, Itinerari, ma anche su testate, ma anche tavolini internazionali come ad esempio Cambridge, dato che ci hanno invitato all'interno di un salotto sicuramente molto, molto gradito all'Università di Cambridge, all'interno, ecco, di un contesto di studio, perché siamo proprio andati all'università grazie ad una docente italiana che lavora là e ci ha invitati proprio per presiedere, ecco, a questa conferenza dedicata ai regimi, agli ex regimi, ecco, che sono stati toccati anche dal punto di vista storico, chiaramente dall'epoca fascista, ecco. Quindi è sicuramente un terreno delicato che abbiamo potuto descrivere, ma anche relazionarci con altre realtà, come ad esempio il campo di Fossoli, come ad esempio anche Berlino. E altre realtà non solo italiane,
come Tor Viscosa, ad esempio, ma anche europea. Quindi sicuramente per noi è stata un bellissimo momento dove fare networking e dove raccontare anche la nostra realtà. Bene, benissimo. Però, insomma, sicuramente sappiamo che molte persone conoscono la realtà di Tresigallo, perché insomma anche noi l'abbiamo pubblicizzata, siete stati anche nostri ospiti alla BIT di Milano, però comunque è giusto partire sempre dal luogo, no? Quindi chiedo a Davide, che è un po' il custode, diciamo, del patrimonio storico, architettonico, industriale di Tresigallo, di raccontarci come nasce Tresigallo, se è o no una città di fondazione. Io so già la risposta, ma secondo me molti non risponderebbero in maniera errata, e quali sono un po', diciamo, quei luoghi un po' simbolo di questa città che l'hanno resa famosa. Intanto buonasera a tutti quelli che ci seguono e grazie davvero Jacopo per questa opportunità che abbiamo di far conoscere Tresigallo anche tramite Facebook. E grazie per il custode, mi sento più il bidello che non il custode in questo momento, però quando ci saranno gli strumenti giusti anche per una conservazione più efficace, allora parleremo effettivamente di custodie. Rispondo subito alla tua domanda, perché Tresigallo ha una storia peculiare. Più che una città di fondazione, è stata una città di rifondazione, perché esisteva già. Per quanto fossero pochi edifici, però il borgo esisteva già. Io a questo punto approfitterei di una presentazione che poi tratta appunto da quella che abbiamo fatto a Cambridge, per illustrarvi un attimo di cosa stiamo parlando con le immagini più facili. Tresigallo, Nord Italia, Emilia Romagna, provincia di Ferrara, e si situa all'interno di una compagine che Antonio Pennacchi ha stimato di 147 circa città di fondazione. Quello che ho evidenziato appunto è la posizione, per capire più o meno dove ci situiamo. Nello specifico, nella provincia di Ferrara, come vedete, è un po' a metà strada fra quello che è il mare Adriatico ad est e Ferrara ad ovest, quindi fa un po' da cerniera su questo territorio del Medio Ferrarese. Esisteva già, però, si perde nel Medioevo, insomma, o forse prima l'origine di Tresigallo. Ed è qui che nel 1884 nasce Edmondo Rossoni, personaggio particolare, sicuramente persona dall'intelligenza vivida, che viene notato dal parroco locale, viene mandato a studiare a Torino, ritornerà in zona, si occupa del mondo del lavoro tantissimo, e dopodiché va all'estero perché ha sobillato un po' troppo gli operai, e torna durante il fascismo, occupandosi di organizzare appunto il fascismo e il lavoro per il fascismo nel Ferrarese, ed è proprio Italo Balbo che lo coinvolge. Nel 35 assume la carica, 35-36 assume la carica di ministro dell'agricoltura e delle foreste del regime, e comincia così a rifondare la sua cittadina in quella che secondo lui doveva essere una cittadina ideale, che doveva incarnare quello che era la città corporativa, e quindi la nuova organizzazione del lavoro imperniata sul far sedere allo stesso tavolo sia il capitano di fabbrica che gli operai, per cercare di fare il bene comune della corporazione, della categoria e della nazione, mutuando anche modelli di città giardino o di urbanistica noti a livello anche europeo. Primato singolare di Tresigallo, che viene progettata per lettera, quindi Rossoni scriveva quello che oggi sarebbero state le mail, con in allegato proprio gli schemi di come voleva la sua cittadina, lei mandava ai suoi riferimenti locali.
guardiamo anche un po' gli edifici e visto che si parla di Save Industrial Heritage, abbiamo effettivamente un grosso comparto industriale che oggi purtroppo è di archeologia industriale o riutilizzato per altri scopi, e questo nello specifico è all'epoca era il quinto stabilimento per dimensioni per la produzione di cellulosa. Questo è un po' un prima e un dopo, quindi Tresigallo negli anni, agli albori del XX secolo a sinistra, mentre dopo la rifondazione più o meno lo stesso viale, preso da due punti di vista differenti, ma si può vedere l'enorme differenza. Due stabilimenti industriali dedicati burro e caseina per poi produrre la Siari a destra, per poi produrre la lana di latte, mentre a sinistra uno degli stabilimenti del comparto tessile per tutto il tessile autarchico. L'albergo a sinistra piuttosto che il cimitero a destra, la colonia post-sanatoriale, 8.000 metri quadri di edificio che purtroppo oggi è un problema recuperare perché non sappiamo bene cosa farne. Il campo sportivo a destra, insomma, la piazza principale che vedete nella foto a sinistra e il porticato della chiesa a destra. Tutte le dotazioni che servivano per una cittadina che era pensata per 12.000 abitanti. Qua vediamo nella piantina un po' quello che doveva essere in blu l'area industriale, in giallo la residenza e i servizi in rosso. E il tracciato di quello che invece erano le fabbriche. Cioè capiamo che per metri cubi costruiti siamo alla pari, se non superiori, a città di fondazione molto più celebrate e blasonate come potrebbe essere Latina o Sabaudia, qua di metri cubi ce ne sono veramente tanti. E un po' questa è la presentazione storica e a questo punto io qua mi taccio se ci sono domande, volentieri. Giro questa richiesta ai nostri spettatori. Dunque, Tresigallo un po' si configura come diciamo, un centro dell'agroindustria, no? Cioè, in Emilia-Romagna sostanzialmente lo sviluppo industriale è molto legato al mondo dell'agricoltura, alla trasformazione dei prodotti della terra. In senso industriale, poi anche comunque molti comparti, come per esempio l'industria metalmeccanica, di fatto sono figli comunque del mondo contadino. Tant'è che comunque nella guida al turismo industriale ho pensato di creare un capitolo che riguarda sostanzialmente la pianura bolognese e ferrarese, chiamandolo dalla civiltà contadina a quella industriale, perché secondo me nel nostro territorio si capisce molto bene questa transizione storica ed economica, e Tresigallo è infatti parte di questo itinerario. Vorrei chiedere a Francesco a questo punto di raccontarci, diciamo, questo luogo, come poi anch'io sono, voglio dire, figlio di città fondazione, di città di fondazione, quindi so bene che di fatto questi luoghi per molti anni sono caduti nel dimenticatoio, anche perché simbolo comunque diciamo di un passato controverso, no? Com'è nata un po' la rivalutazione di Tresigallo? A partire magari dalle fotografie di Ghirri, no? Che forse magari è stato il primo, non vorrei sbagliarmi, ma forse magari accogliere la bellezza di questo luogo e a magari farlo conoscere. Poi, come siete intervenuti voi? Chiaro, chiaro. Guarda, ti ho presentato qualche slide, mi piacerebbe mostrartela. Vediamo se Sì. riesco a condividere anch'io. Ok. Riesci a vedere qualcosa? Allora, no, ancora non mi compare. Ah, sì, eccolo qui. Sì, allora, facciamo. Ok, eccoci qui. Ok. Allora. Nasce tutto, ecco, dalla passione di alcuni giovani tresigallesi che ormai direi 15 anni fa, 15 anni fa
e costruirono, realizzarono un DVD particolare, un primo, ecco, documentario, chiaramente fatto in casa, su Tresigallo. Erano circa 40-50 minuti e lo chiamarono Tresigallo Città del Novecento. Questo DVD fu presentato poi all'amministrazione comunale di allora, che lo presentò all'interno del salotto del BAI. Il BAI è il club dei borghi autentici italiani di cui Tresigallo faceva parte. Ed ecco che qui questi due baldi giovani iniziarono questo percorso attraverso tutti quei borghi, tutte quelle città che per l'appunto facevano parte di questa associazione. Ok, successivamente, successivamente ci fu un contatto con il CESAR, che è il Centro Studi sull'Architettura Razionalista, che è, possiamo identificarlo come l'ente principe che studia l'architettura razionalista, ok? E assieme al CESAR venne realizzato il primo bimestrale dedicato a Tresigallo. Al momento è introvabile, ma è un manifesto, è una brochure molto, molto grande, proprio come dimensioni, dedicata esclusivamente a Tresigallo. Ecco che il CESAR, che arriva a Tresigallo, che tra parentesi non conosceva, fu già una, possiamo quasi chiamarla, ecco, l'inizio della rivoluzione. Successivamente si fondò Torre di Marmo nel 2012 all'interno della galleria dello scultore ferrarese Mario Piva, con l'amministrazione comunale, ecco. Creammo quello che adesso non esiste più, ma fu il primo, diciamo, portale turistico tresigallese, si chiamava torridimarmo.it, e iniziarono da lì in poi, ecco che iniziarono ad arrivare le prime carovane, possiamo chiamarle così, parliamo di pochi numeri chiaramente, però iniziamo a vedere, ecco, i primi risultati di questa operazione turistica, ok? Successivamente iniziamo anche con degli eventi. Questo Tresigallo Città Giardino fu uno dei primi, se non il nostro primo evento dedicato alla cultura e all'arte all'interno della nostra città. Da lì in poi fu praticamente ogni anno almeno due o tre eventi all'interno del quale cercavamo di raccontare e di valorizzare la realtà di Tresigallo. Quindi facemmo un evento con Pietro Porcinai, che fu uno dei più grandi architetti di giardini dell'epoca, e a Tresigallo abbiamo ancora un giardino di Porcinai, o almeno quello che ne rimane, perché poi è stato, si può dire, quasi mutilato. Ecco, questo giardino non esiste più, abbiamo ancora il terreno e tutte le carte dell'epoca. Facemmo mostre, facemmo collaborazioni, collaborammo con il FAI, con Slow Tourism, con la provincia, con il comune, e poi riuscimmo anche a portare il grandissimo, ora scomparso, Folco Quilici a Tresigallo. Quest'opera di promozione turistica, però, fu sempre accompagnata da anche un'opera di valorizzazione del costruito. Infatti, in queste fotografie qua, se non erro datate 2013-14, ecco, stiamo prendendo le misure di quella che noi chiamiamo la Bugadara, che è questo edificio in stile razionalista presente all'interno del nostro territorio. Questo perché? Perché anche per la Bugadara, come per tanti altri edifici, avevamo, come abbiamo tuttora in mente, diversi percorsi per valorizzare queste opere e per naturalmente recuperarle. Altri eventi, collaborammo sempre anche con esperti locali, come anche il professore Mauro Merlanti. Altri eventi ancora. Sono sempre eventi dedicati per l'appunto alla valorizzazione del territorio e alla divulgazione anche di nozioni storiche che hanno a che fare sempre con Tresigallo. Al che arriviamo l'8 luglio 2017. In questa giornata qua presentammo alla cittadinanza quella che per noi era la nuova pianificazione turistica ed era una pianificazione, possiamo chiamarla rivoluzionaria, anche perché dalle attività che si svolgevano a Tresigallo
Questa fu una vera e propria rivoluzione, almeno anche nella comunicazione, in quanto comunque in questa pianificazione programmammo una serie di attività che sono poi andate effettivamente a promuovere la città, partendo da materiali semplicemente cartacei fino ad arrivare al sito internet, social, newsletter e altro ancora. Ecco che da lì ci fu quella che secondo noi fu la vera e propria esplosione, almeno dal punto di vista ecco, di collaborazioni e di turismo, che abbracciò Trisigallo. Al che creammo collaborazioni con diverse città, con diverse realtà, come Pescara, in alto a sinistra, fummo andati a Pescara a presentare Trisigallo. Organizzammo anche delle conferenze con la popolazione. Facemmo mostre, a destra c'è la newsletter del MIBACT, dove il primo evento segnalato dell'Emilia Romagna fu proprio uno dei nostri eventi. E qui ecco che iniziarono ad arrivare le vere e proprie carovane di turisti. Parliamo sempre di piccoli numeri, perché chiaramente non siamo Firenze, non siamo Roma, però per come Trisigallo era abituata, diciamo che si iniziarono a vedere i primi numeri molto molto interessanti. Questi sono due eventi, ecco, che sicuramente furono molto, molto importanti per Trisigallo, come il servizio di Rai 2 che andò in onda su Si Viaggiare, e come anche la chiamata all'Università di Cambridge, di cui parlavo prima, per l'appunto. Ma non solo, perché comunque Trisigallo, la città metafisica, non è solo un progetto di comunicazione legato al turismo. Quello è forse il suo fine ultimo. Ma la città metafisica, per come è stata pensata, è un progetto che vuole anche, anzi, che voleva unire tutti, che voleva unire più temi, non solo quello turistico, ma anche l'ambiente, ma anche la memoria, la popolazione, i commercianti. Ecco che è proprio un progetto che unisce più realtà. Ad esempio, nella foto a destra vediamo un progetto dedicato alle nostre scuole. Si chiama di Aree Urbani, ha vinto anche un bando regionale, e tramite questo progetto siamo riusciti a raccontare alle nuove generazioni dove vivono, perché molti abitano a Trisigallo, ma purtroppo non conoscono cos'è Trisigallo, non conoscono le peculiarità che si trovano a Trisigallo. Ecco che con questo progetto siamo andati a raccontare ai nostri giovani studenti dove abitano e perché Trisigallo è particolare. Ogni anno, ecco, da 3 anni a questa parte, dato che veramente le attività e gli eventi sono numerosi, ogni anno verso gli ultimi giorni di dicembre stiliamo quello che è stata la programmazione e tutti gli eventi, tutte le cose che sono successe a Trisigallo per quanto riguarda la città metafisica. Queste qua sono giusto 3 post recuperati dal nostro profilo Facebook, dove per appunto facciamo l'elenco di quello che è successo, fino ad arrivare ai nostri tempi, ecco, gli ultimi anni. Parliamo degli ultimi 2 anni, perché tutto questo chiaramente porta anche una certa visibilità laddove prima sarebbe stato molto difficile arrivare, come ad esempio andare su Bell'Italia 2 volte. Ecco che quando ti chiamano delle riviste di caratura nazionale, insomma, si capisce che la strada intrapresa, che il percorso è quello corretto. Infatti siamo andati su Itinerari, su Magazine, Icon Design, Wallpaper, che è una testata molto importante internazionale, su Bell'Italia 2 volte, anzi, dato che siamo ancora a gennaio, sul numero di gennaio del 2021 è ancora possibile trovare un bellissimo articolo di più di 10 pagine su Trisigallo. E poi queste sono le ultimissime notizie, perché tutto questo ha portato anche attenzioni da altri mondi, non solo quello turistico, ma anche dalla moda, perché Trisigallo è venuto Plinio Visonà a fare un servizio fotografico per la sua collezione, ma non solo, anche Murer è un brand fashion di lusso ed è venuto a Trisigallo lo scorso anno a fare per l'appunto un servizio fotografico dedicato alla propria collezione invernale. E abbiamo visto Siamo stati onorati, ecco, di vedere alcuni nostri post condivisi da Living del Corriere, oppure anche Io Donna. Sono tutte, ecco, testate magari digitali, profili social che comunque non fanno altro che amplificare la visibilità, fino ad arrivare, ecco, a una
una collaborazione che abbiamo fatto, non parlo qua di Torri di Marmo, ma come realtà Tresigallese. Tresigallo di fatto è andato all'interno di una pianificazione che valorizza anche Lamborghini, quindi ha collaborato con Lamborghini nelle ultime settimane. E quindi ecco, arriviamo al giorno d'oggi. Chiaramente tutto questo è stato possibile sicuramente grazie alla passione, grazie sicuramente anche alle competenze, perché Torri di Marmo non è altro che giovani passioni, ecco, tanto entusiasmo, ma anche e soprattutto tanta competenza, perché di fatto siamo persone provenienti da ambiti diversi che però hanno messo insieme le proprie esperienze e le proprie competenze per valorizzare il proprio territorio. Quindi ecco che abbiamo architetti come il nostro stimatissimo Davide, ma abbiamo anche storici, abbiamo anche esperti della comunità tresigallese, scrittori, abbiamo esperti di marketing, ma abbiamo anche tante collaborazioni con tantissime altre persone che quando sentono parlare di Tresigallo, ecco che dicono: ah beh, ma Tresigallo, ma l'ho già sentita, ma per caso siete andati su Bell'Italia, per caso? E quindi a noi fa tantissimo piacere, ecco. Poi se vuoi successivamente ti parlo anche degli eventi principali, però ecco come genesi, ecco, dell'associazione, un breve recap fino ai giorni d'oggi, penso che possa bastare così, non vorrei annoiare troppo. E ti sentiamo. Sono muto, me ne rendo conto. No, dopo agli eventi ci arriviamo, ovviamente. Ma intanto mi interessa andare un po' dentro il nome che avete dato, no, a questo, cioè, cos'è la città metafisica? So chi vuole rispondere. Rispondo io, rispondi tu, Va a bene, me. vai, Come vai, vuoi, Davide. Davide? Poi dopo mi aggancio anch'io, come preferisci. Allora, io do la risposta breve che do ai turisti che accompagno ogni tanto quando vengono a fare passeggiate culturali da noi. Due motivi. Una è sicuramente il fatto che passeggiare per Tresigallo significa immergersi all'interno di un quadro di De Chirico, perché le atmosfere e gli scorci, le prospettive che uno può ammirare sono assolutamente quelle delle piazze d'Italia del ben noto Giorgio De Chirico. Il secondo motivo è che nella letteratura di settore, quindi libri di architettura e di storia dell'architettura che studiano il razionalismo, ecco, questo movimento, questa architettura viene definita come metafisica costruita. E a Tresigallo c'è un ampio uso del razionalismo e del novecentismo come stile architettonico proprio perché all'epoca il regime si era dotato dell'avanguardia architettonica diffusa in Europa all'epoca, quindi sinonimo di modernità, sinonimo di innovazione, pur mantenendo delle caratteristiche di italianità e di romanità che tanto erano care anche alla retorica di regime. Certo, chiarissimo. E cominciano ad arrivare le prime domande. Prima però dovete assolutamente dire la storia del più famoso edificio di Tresigallo, quello che, cioè, è già passato tipo 50.000 volte nelle vostre slide, l'edificio con la scritta Sogni. Più che altro la Beh, storia ovviamente devono venire a dell'edificio. Tresigallo per sapere il motivo per cui si chiama Sogno. Esatto. Ah, va bene, ok, d'accordo. Giusto, bene. Ottima risposta. Allora, dunque, vabbè, intanto segnalo dei complimenti di Elisa Soffritti, non so se è una vostra conoscente, che vi dice che orgoglio che siete per la vostra comunità, questo sì che fare attivamente qualcosa di concreto per il paese, bravi. Vi arrivano i complimenti anche da Tor Viscosa, che vi dicono bravi, Pro Tor Viscosa penso sia la Proloco, insomma, comunque un'associazione che si occupa di promozione del territorio. Poi arrivano delle domande, allora, di cui due vanno proprio a pizzicare su quello che è l'argomento, diciamo, per cui ho avuto l'idea di questa diretta. Prima però una più utile. Luca Brussato ci chiede quali sono i siti web che illustrano la storia di questa città o che possono essere utili per una visita ai suoi monumenti. Allora, sicuramente, ecco, mi sento di segnalare il sito web che abbiamo costruito in questi anni,
si chiama www.tresigallolacittametafisica.it. Comunque basta scrivere anche solamente Tresigallo su Google, che dovrebbe essere uno tra i primi a comparire nella SERP, Esce ecco. prima del comune. Come Jacopo, scusami. Esce prima del comune su Google, Tresigallo, la città metafisica. Dovrebbe uscire prima del comune. Non so se anche prima di Wikipedia, però del comune penso di sì, ma anche Sicuramente. perché il comune al momento sta facendo, anzi, ha fatto una transazione di dominio, quindi è passato da comune di Tresigallo a comune di Tresignana, quindi È cambia, ecco, vero, è vero. sicuramente il vecchio Fatto sito la non è più fusione. aggiornato. Sì, e quindi ecco, mi sentirei di rispondere così. Sul nostro sito abbiamo inserito anche una parte di approfondimento che approfondisce sia la parte storica che artistica, perché a Tresigallo sono passati e hanno lasciato il segno tantissimi artisti, ma anche la parte di architettura. Quindi secondo me come inizio, con alcuni approfondimenti, sicuramente il nostro portale, ecco, è più che sufficiente. Poi, ulteriormente, purtroppo in rete non si trova tantissimo. C'è qualche articolo di ADN Cronus e di architettura industriale, però forse si può leggere qualcosa anche presso la nostra biblioteca. Abbiamo diverse tesi, come anche quella del nostro Davide. Quindi tesi e libri che sono presenti sia anche online. Ad esempio, il nostro Stefano Moroni ha scritto un libro sulle memorie dei Tresigallesi, anzi ha scritto ben 3 libri, se non erro, su Tresigallo, quindi comunque può essere utilizzata anche questa fonte come approfondimento, oppure intanto ecco che si fa un tour a Tresigallo, perché non visitare anche la nostra biblioteca e poi prendere un libro, ecco. Quindi mi sentirei di suggerire questi canali. La casa della cultura, giusto? Esattamente. Mi ricordo bene. Tra l'altro, rispondendo a Luca Brussato, la suddetta Elisa Soffritti ha pubblicato nei commenti il sito ufficiale, quindi per lui e per tutte le persone che Perfetto. vogliono scoprire, guardate i commenti di questa diretta video. Allora, vi faccio due domande, ve le avrei dovute fare io, ma a questo punto le faccio fare al pubblico, così entriamo subito nel vivo, che sono molto simili, quindi ve le leggo tutte e due. Allora, Gianni Sovrani chiede: dove e quando avete trovato le maggiori difficoltà nel proporre la valorizzazione di un patrimonio architettonico realizzato in un periodo così particolare? Quali sono state le chiavi per superare eventuali pregiudizi? Laura della Godenza, invece, dice: mi sembra di capire che la città ha sempre accolto bene le vostre iniziative di valorizzazione del territorio, attraverso architetture e storie che hanno a che fare con un periodo ancora difficile da raccontare. Questo significa che nessuno vi ha mai criticato o etichettato proprio in relazione al periodo storico trattato? So, Davide, a questo punto facciamo tuo turno. Ok, perfetto. Allora, intanto, belle domande, insomma, vuol dire che le persone che ci seguono poi hanno anche una sensibilità ulteriore su quello che è la questione anche storica, ecco. Allora, dunque, per quanto riguarda le difficoltà che abbiamo incontrato, sicuramente una prima difficoltà è quella della comunità, cioè come si vede la comunità. E al di là del periodo storico, sicuramente c'è da vincere una prima resistenza sul fatto di vedersi come paese di provincia che uno quando ci nasce, ci cresce, lo dà per scontato. Quindi sono state effettivamente reazioni del tipo: ma cosa vuoi che la gente venga a vedere a Tresigallo? Non c'è niente da vedere, cosa vengono a fare qua? Per quanto riguarda invece proprio la questione più spinosa, sì, pregiudizi e difficoltà ce ne sono stati, dove e quando, soprattutto sulle persone che erano legate emotivamente o a volte ideologicamente, soprattutto su un discorso di resistenza e di identificare qualsiasi cosa fosse stata comunque fatta nel periodo come un qualcosa di direttamente collegato anche oggi a questo tipo di ideologia, per cui andare a pensare ad un edificio fatto durante il ventennio come edificio storico e non come edificio vecchio, è stato sicuramente un salto difficile da immaginare,
Credo che il salto sia anche stato fatto nel momento in cui effettivamente abbiamo cominciato a spiegare e avere una narrazione sia verso l'esterno che verso l'interno, in cui era chiaro che a noi non interessava diffondere una ideologia fascista, anzi la questione era: ti sto facendo vedere, questa è sempre una mia premessa durante le passeggiate culturali. Sto facendo vedere cosa si viveva qua e quali erano anche i vantaggi rispetto a quello che la popolazione precedentemente viveva, perché a Tresigallo negli anni tra i 30 e i 40 si è passati da una situazione simile a quella che si vede nel film L'albero degli zoccoli alla modernità come la conosciamo oggi, con i servizi sociali che conosciamo oggi, a volte anche più di quelli che vediamo oggi. E quindi l'invito è sempre quello a non dare delle etichette e a non pensare che il fascismo sia subito riconoscibile dal fatto che uno impone. Inizialmente uno soddisfa i bisogni primari delle persone e le persone sono disposte a barattare spesso, purtroppo, una situazione di povertà e di scarsità di lavoro con la propria libertà, con il delegare a qualcuno di questo tipo il proprio futuro. Ecco, una riflessione di questo tipo. Un promuovere recuperi di edifici nati durante una dittatura che oggi vengono utilizzati per scopi assolutamente democratici e utili, come la nostra biblioteca, la Casa della Cultura, che era nata come casa per la gioventù italiana nel Litorio, oppure l'edificio Sogni oggi che viene utilizzato per scopi di mostre e conferenze. Credo che questo abbia assolutamente sgombrato un po' il campo di una iniziale diffidenza, cosa che comunque ritorna ogni tanto, ma soprattutto da ambienti pesantemente politicizzati. Quindi, però, non ci preoccupano perché diciamo che non ci si può aspettare qualcosa di diverso da questo tipo di ambienti. Beh, non si può piacere a tutti, d'altronde. Però, secondo me, giusto un attimo, poi chiederò anche a Francesco di dire magari la sua in merito a questo. Però, Davide, volevo un attimo chiederti di specificare forse un attimo meglio la figura di Rossoni, perché secondo me questo è chiave per capire un po', diciamo, rapporto tra Tresigallo e possibili nostalgie che invece non ci sono. Ecco, cioè, come qual è stato poi il ruolo di Rossoni in quel periodo, il suo rapporto col fascismo. Allora, faccio già una premessa che è indicativa. Abbiamo il corpo di Rossoni che è seppellito nel cimitero. Al contrario di Benito Mussolini, che ha una tomba privata ed è seppellito nel cimitero di Predappio, dove a Predappio ci sono pellegrinaggi di dubbio gusto e di provenienza sicuramente diciamo nostalgica e che non porta del bene a nessuno, qua a Tresigallo nessuno viene in pellegrinaggio. Seconda cosa, per quanto riguarda Rossoni, sicuramente era un personaggio atipico per il tempo, sicuramente un visionario e che ha cercato di attuare la sua visione politica e sociale prima ancora che estetico-urbanistica a Tresigallo. Non ho difficoltà a dire che era un gerarca fascista e che ha firmato le leggi razziali. Quindi sicuramente il bilancio che possiamo fare della storia di questo periodo va commisurato a quello che è stato quel periodo storico. In Europa, purtroppo, nel periodo avevamo dittature sia nell'Europa occidentale che nell'Europa orientale. In Russia il comunismo era pure una dittatura. Quello che si è vissuto dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale in America, è stato un regime spionaggio pesante su chi si proclamava comunista. E quindi è un po' un figlio dei tempi. Oggi facciamo fatica sicuramente a distaccarci da questo perché emotivamente siamo molto vicini, ci sono persone che l'hanno vissuto ed è di tutto rispetto il fatto che le persone che l'hanno vissuto lo vivono ancora in maniera traumatica. E oggi cosa possiamo trarre da questo?
non dobbiamo più ripetere gli stessi errori e quindi capire quali sono gli errori e capire come possiamo andare avanti senza ripeterli è qualcosa di interessante. Fare un'analisi storica che sia effettivamente distaccata da quello che sono le emozioni che possiamo provare oggi ci aiuta a non infilarci negli stessi errori e negli stessi vortici di dittature, di deprivazione delle libertà e degli orrori che tutti conosciamo. Grazie, sì, esatto. E poi vedere questi luoghi serve in realtà soprattutto a questo. Francesco, chiedo anche magari a te cosa, se vuoi dire qualcosa in merito alla faccenda, insomma, quali sono le difficoltà che avete incontrato in questo percorso. Però ti chiedo anche se, una curiosità personale, se in questi anni avete ricevuto contatti magari da città simili alla vostra che vogliono magari intraprendere percorsi simili. Ok, allora ti rispondo alla prima domanda. Allora, quando si presenta un progetto di questo tipo, forse si scontra subito con il fattore budget, perché chiaramente per promuovere una località, per creare anche nuove iniziative che possano comunque avere una vita futura, c'è bisogno di un budget. E quindi noi il progetto della città metafisica l'abbiamo candidato al bando regionale dell'Emilia-Romagna sulla memoria del Novecento. Mi ricordo era il 2016, se non erro, e al progetto noi vincemmo al 100%. Cioè il bando regionale funziona così, almeno quello, che veniva dato al massimo il 40% del budget richiesto. E di fatto portiamo a casa tutto il 40%, quindi ecco che con l'appoggio comunale, che per queste cose qua, secondo me, è quasi essenziale, anche perché noi possiamo proporre, possiamo programmare tutti gli eventi che vogliamo, ma se non c'è un'amministrazione che è allineata, purtroppo è molto difficile portare a casa i risultati. Però dal 2016 comunque abbiamo sempre collaborato benissimo con tutte le amministrazioni, tutte ci hanno creduto, quindi ecco, è stato un percorso, non dico facile, però che abbiamo affrontato insieme, nel bene e nel male. Quindi, affrontato il problema budget, che si può risolvere magari con l'aiuto dell'amministrazione comunale, magari tramite il bando per i contributi alle associazioni, ma anche tramite altri bandi come quello regionale, ma anche a alcuni bandi del MIBACT, se non erro, adesso c'è un bando attivo sulla rigenerazione urbana, ecco che si può comunque creare un progetto ad hoc e poi presentarlo. Quindi, al di là del problema economico, come giustamente ha detto Davide, messe sul tavolo tutte le competenze necessarie a portare a casa un progetto così, ci si scontra con un problema, ecco, culturale che purtroppo. I cambi culturali sono quelli più difficili da portare a casa nel breve periodo. Sono sempre richieste dilazioni molto lunghe, proprio perché si tratta di un cambio culturale. Questo, secondo me, ha colpito quasi tutti noi, perché neanche noi ci immaginavamo che dopo solamente 3 anni dalla nascita di questo progetto saremmo andati su AD Magazine, che è uno dei più importanti magazine italiani sull'architettura e design, come Icon Design, Bell'Italia e tante altre cose. Quindi cambiamenti culturali da parte degli organizzatori stessi, ma anche della popolazione locale, perché chiaramente un progetto nuovo che si va a scontrare su una realtà che non è mai stata turistica, non è stato facile. Quindi sicuramente questo, ecco, metterei in primo piano, una volta, ripeto, avute tutte le competenze, perché comunque ci vuole una programmazione e, se possibile, anche il supporto dell'amministrazione, problema economico in primis e poi culturale. Queste sicuramente. E per la tua seconda domanda, invece, Jacopo, sicuramente sì. Infatti, abbiamo trovato nella realtà di Tor Viscosa, abbiamo trovato altri appassionati, altre persone
ben disposte, volenterose come noi, a cercare di valorizzare il proprio territorio. Ecco che Tor Viscosa, essendo accomunata con Tresigallo dallo stesso stampo di città di fondazione o di rifondazione, comunque si parla di una città industriale, ci siamo sicuramente dato anche manforte a vicenda, ma ci sentiamo tuttora e li abbiamo anche incontrati all'interno di questo convegno all'Università di Cambridge. Quindi sicuramente ecco, il networking con altre località simili, a mio avviso, non può fare altro che arricchire tutto il lavoro, che arricchire le idee anche, perché semplicemente un'idea che possiamo avere noi può benissimo essere replicabile e replicata in altre dimensioni, in altre località. Quindi questo, ecco. Sicuramente Tor Viscosa e durante anche il convegno di Cambridge siamo entrati in contatto con il campo di Fossoli, che non è proprio una città di fondazione, però anche da lì abbiamo sicuramente reperito spunti che potessero valorizzare la nostra realtà e viceversa. Certo. Posso chiedervi, se volete, un po' la vostra opinione su questo tema della cultura della cancellazione, no? Che nell'ultimo anno, negli ultimi insomma, 2 anni è esploso in maniera molto virulenta. E voi, diciamo, come vivete questa cosa? Temete, per esempio, che possano esserci rischi per il vostro progetto? Davide? No, Davide, magari. io la vedo questa idea della cultura della cancellazione, la vedo molto pericolosa, soprattutto in quello che l'intento cerca di fare, cioè con la cancellazione si cerca di evitare che si ripeta lo stesso passato e si cerca di evitare di dare spunti a chi oggi, per motivi ideologici o perché non ha capito assolutamente nulla della storia, vuole riproporre una situazione o dei fasti o delle cose che sono assolutamente deliranti, e si cerca di non dare l'appoggio a queste cose. Ecco, la questione non è tanto dare il fianco a queste persone che sono estremiste, quindi sono comunque ideologicamente polarizzate e non cambiano opinione, ma non è inutile anche ragionarci. La questione è creare una cultura che effettivamente sia diffusa e che non renda possibile l'ascesa di nessuno, di nessun dittatore, di nessun tipo di governo che sia oppressivo. E quindi è una cultura da diffondere dal punto di vista della democrazia. A maggior ragione, non è il caso di obliterare il passato. Il passato c'è stato e si può solo o accettare o far finta che non ci sia stato. Laddove si è fatto finta che non ci sia stato, paradossalmente si è fatto proprio il gioco di chi ha voluto riproporlo. Perché non ci sono, si sono cancellati i documenti, si è cancellata la memoria di quello che è stato. E ciclicamente c'è qualcuno che prova a riandare su questo argomento. E negli ultimi 2 anni c'è stato quell'articolo aperto in America, per forza in Italia ci sono questo rifiorire delle estreme destre perché non hanno demolito tutti i simboli fascisti, tutti i simboli e tutti gli edifici fascisti. Mi ricordo che qualche giorno fa c'è un certo Jake Angeli che si è presentato al Campidoglio vestito da sciamano e in America hanno demolito. Quindi. Certo, chiarissimo. Non so se Francesco vuoi aggiungere qualcosa in merito a questo. Guarda, dal punto di vista della comunicazione, come espresso anche sul nuovo portale turistico di Tresigallo, quello citato prima per l'appunto, noi facciamo anche una descrizione che è puramente storica, quindi noi assolutamente non andiamo a cancellare niente, noi anzi scriviamo nero su bianco quali sono stati gli avvenimenti storici, quindi dal punto di vista storico è andata così,
dal punto di vista magari artistico sono passati questi artisti, quindi non so, Porcinai come tanti tanti altri, dal punto di vista architettonico queste sono le nozioni. Quindi noi non cancelliamo assolutamente niente, anche in fase di tour guidato all'interno di Tresigallo andiamo a descrivere quello che è la realtà tresigallese come era vista anche negli anni 30, cioè qual era il progetto di base, perché Tresigallo è stata rifondata, quali erano le intenzioni, chiaramente nel bene e nel male, come ha detto Davide prima, noi non è che non diciamo che Rossoni ha firmato le leggi razziali, è storia, è successo questo, quindi noi informiamo sempre, ecco, a tutto tondo il nostro turista su quello che è Tresigallo e quello che poteva essere Tresigallo, perché dai disegni originali Tresigallo doveva essere una città ancora più grande, doveva abbracciare ancora più territori e portare sicuramente più persone rispetto a quelle che ospita adesso. Chiaro, poi ti farò una domanda un po' anche sul turismo, però devo chiedere a Davide, a cui Lorena fa i complimenti per una riflessione molto significativa, che è sempre Gianni Sovrani, fa una domanda specifica che insomma non credo che sia possibile rispondere completamente solo adesso, magari nella tua risposta dai degli indizi su come approfondire la questione. Lui chiede se insomma, dice, a Tresigallo, oltre a una volontà politica di crescita economica e sociale, ci sia stata anche una notevole ricerca architettonica. Chiede se avete approfondito le figure dei singoli architetti. Allora, c'è una questione. Edmondo Rossoni decide di fare Tresigallo e decide che avrebbe dovuto essere di mettere il regime di fronte al fatto compiuto. Quindi Tresigallo è anomala come nascita, si appoggia su due fiduciari locali, l'ingegner Carlo Frighi e Livio Mariani, che lo aiutano nel coordinare l'epopea della rifondazione, ma non si affida a grandi nomi dell'architettura, soprattutto non ci sono concorsi pubblici perché non si voleva dare risalto a questo nuovo progetto volutamente, cioè lo si voleva fare ma solo una volta che Tresigallo fosse stata una realtà pulsante e vivente. Abbiamo, come diceva giustamente Francesco, sappiamo che Porcinai è intervenuto in una villa e abbiamo contezza del fatto che Giorgio Baroni, questo geniale ingegnere poco conosciuto, ma per capirci è lo strutturista che progetta la struttura dell'Accademia di Scherma del Foro Italico. Abbiamo alcuni nomi, Antonenci, lo scultore che disegna l'angelo che è oggi visibile in cimitero. Ecco, alcune eccellenze le abbiamo individuate, altre le stiamo ricercando, come Bruni e Tarchi, altre ancora, per esempio, chi ha disegnato le formelle sopra il portico della chiesa, piuttosto che chi ha scolpito il Carrara della facciata della chiesa, non lo sappiamo. Quindi alcuni nomi purtroppo sono ancora non noti e sono fonte di ricerca, ma è anche la bellezza di immergersi in un qualcosa che è poco indagato, quindi c'è spazio per essere pionieri, ecco, in questo senso, e scoprire cose nuove. Chiaro, grazie. E a questo punto, dato che insomma ci avviamo anche verso la conclusione, volevo un po', diciamo, chiedere a Francesco intanto un po' di dire quali sono le vostre iniziative, diciamo quelle che avete in programma sempre. Io conosco le giornate metafisiche, ovviamente sono quelle più importanti, spiega anche magari di cosa si tratta, quando sono, però prima volevo farti una domanda che secondo me può essere interessante, cioè in questi anni la comunità di Tresigallo ha percepito dei benefici economici, ma anche non solo, di questa visibilità turistica? Cosa pensano le persone? Perché giustamente tu dicevi il cambio culturale anche di far abituare questa cittadina alla venuta di turisti italiani e stranieri a cui non erano assolutamente abituati.
Certo. Ma guarda, inizialmente, tanto per dirti, quando abbiamo organizzato l'evento dove abbiamo presentato la nuova pianificazione turistica, penso che saremmo stati non più di 20. Questo perché per l'appunto c'è sempre questo problema culturale, cioè quando tu vai a proporre una novità che fa leva proprio sulla cultura non è tanto semplice, secondo me, portare a casa subito dei risultati concreti. È un percorso lungo, ci vuole pazienza, ci vogliono risorse, ci vogliono persone, però comunque alla lunga sicuramente potrà dare, a mio avviso, i risultati sperati. A Tresigallo al momento, ti dico sì. Le persone, soprattutto alcuni negozianti, chiaramente vedendo turisti che fanno questi tour sia da soli ma anche accompagnati per Tresigallo, iniziano a farsi qualche domanda: ma cosa c'è da vedere a Tresigallo? Ma perché vengono qui? Chi è che li porta? Dov'è che leggono di noi? E quindi c'è questo, secondo me, c'è questo interesse sempre di più verso Tresigallo, proprio alla scoperta del motivo per cui tutte queste persone vengono, che parliamoci chiaro, non siamo Firenze, parliamo sempre di numeri piccoli, però la città metafisica per adesso è ancora un progetto embrionale, perché diciamo la nostra visione è molto molto lunga, ecco, quindi noi abbiamo in mente tante cose che si possono costruire, però chiaramente incappiamo sempre nel problema del budget, ecco, però insomma, prima o poi ci arriveremo, ecco. Scusa, ti interrompo, dato che hai parlato di numeri, per caso avete fatto delle ricerche, delle statistiche su quante persone sono, cioè quanti, diciamo, Certo, persone vengono guarda, a Gallo ogni anno? ti dico Jacopo, la misurazione e il controllo delle performance fa comunque parte anche del progetto La Città Metafisica. Infatti, prima di esso non c'era nessuna misurazione, neanche digitale, di quante persone magari venivano a Tresigallo, da che provincia venivano, come hanno scoperto di questa località. Non c'era niente, ecco. Ma grazie a, ad esempio, il sito internet, ma anche grazie ai social network, abbiamo un'idea di quante persone vengono. Ad esempio, con gli analytics del sito internet riusciamo a capire che in momenti di down, ad esempio adesso che c'è la pandemia, il sito internet fa comunque più di 1200 utenti unici al mese. Quindi qualche numero ce l'abbiamo. È chiaro che per avere un controllo pragmatico e totale di quante persone vengono, ci dovrebbe essere un info point, quindi ci dovrebbe essere un luogo circoscritto, magari con una persona che, non dico tutti i giorni, però sicuramente sabato e domenica, tiene traccia e interroga anche il turista, perché è, secondo me, fondamentale sapere da dove viene e dove ha trovato informazioni che l'hanno guidato a Tresigallo. Quindi non lo so se è stato grazie a un blog, se è stato grazie a una pubblicità sui giornali, oppure grazie a Google, eccetera, eccetera. In quanto quando poi si va a fare attività di comunicazione, insomma, si ha un quadro un pochino più chiaro di dove si può andare a colpire. Magari faccio una promozione, anzi faccio una campagna di comunicazione su l'Emilia-Romagna piuttosto che sulla Lombardia. Noi, ad esempio, ci siamo accorti che Tresigallo, perché per l'appunto si parla di architettura, ma anche e soprattutto di design, Tresigallo è molto conosciuta in Lombardia, a Milano. Ci sono tantissimi milanesi che vengono, ci contattano prima e ci dicono: noi veniamo appositamente da Milano, sarebbe possibile organizzare un tour? Ecco che a noi adesso no, però i primi anni risultava anche un pochino strano che uno si potesse fare 2 ore e mezza per Tresigallo. Invece ecco che con la misurazione, con il controllo dei numeri, uno ha dopo una panoramica molto più chiara di dove c'è l'interesse, di dove forse è anche giusto spingersi e cercare contatti e collaborazioni per valorizzare il proprio territorio. Ecco. Infatti, prima della fine di questo video, magari dopo, Jacopo, ti diamo una chicca in anteprima che dobbiamo ancora comunicare, che tocca proprio Durante Milano, ecco. Però il video, durante il video.
Come scusa? No, Durante il video nel fuori onda. no, no, anche durante il video, magari Ah, gli ultimi minuti, ok. ecco. Allora, guarda, ti tieni tu la chicca e a Davide l'onore e l'onere di spiegare le giornate metafisiche e poi quali sono le iniziative che di solito tenete o se avete in mente ne avete in mente di nuove. Beh, allora, per quanto riguarda le giornate, è un fenomeno che è un evento che è andato crescendo negli anni e l'ultima nel 2020 è stata la quarta edizione, il prossimo anno sarà la quinta e noi siamo sempre contentissimi del riscontro che abbiamo. E è un evento che è nato piccolino. E con poche presenze, e ad oggi invece possiamo dire che comunque abbiamo fissato nella storia, insomma, un incremento sempre di più di persone che vogliono partecipare. Nello specifico si svolgono così: l'ultimo weekend di settembre, sabato mattina, è dedicato ad una conferenza di stampo più tecnico, solitamente frequentata da architetti, in cui si vanno ad analizzare diversi aspetti dell'architettura e dell'urbanistica, non solo di Trisigallo, ma del razionalismo in generale, facendo paralleli anche con realtà simili o analoghe. Abbiamo avuto ospiti, persone che ci hanno parlato di Crespi d'Adda, ovviamente Tor Viscosa. È stato bello vedere anche il curatore della mostra sull'asilo Sant'Elia di Terragni. Abbiamo avuto anche esperti di architettura razionalista di Forlì, quindi un bel parterre, ecco. E poi solitamente a conclusione della conferenza viene inaugurata una mostra e l'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di averne ben due, una sugli acquedotti e l'acqua potabile nel nostro territorio e un'altra sul arredo di design del secolo, appunto, del secolo breve, insomma, quindi molto interessante, molto frequentata, con 700 presenze in 2 giorni. E la domenica invece è un po' più articolata perché si ha la possibilità di visitare degli edifici che normalmente sono chiusi al pubblico. E nello specifico abbiamo due tour alla mattina e due tour al pomeriggio in cui è possibile visitare, ogni tour dura mezza giornata e si può visitare la cittadina con apertura straordinaria dell'ex colonia post-sanatoriale, dell'ex ospedale. E la seconda possibilità è quella che a te è tanto cara, di visitare il distretto industriale con l'apertura di alcuni stabilimenti dell'epoca. Quindi questo è un po' per lo storico. Per le edizioni a venire abbiamo grandi progetti e abbiamo anche delle belle collaborazioni. Una che stiamo portando avanti adesso è con A29 Project Room, che è una galleria d'arte. E ci siamo adottati a vicenda e stiamo ragionando su eventi con i loro artisti. E stiamo ragionando anche su potenziamento della conferenza con ospiti noti a livello internazionale. Stiamo ragionando sul potenziamento del pomeriggio del sabato, quindi di ampliare l'offerta dell'evento. Quindi stiamo ragionando, non so se per questa edizione si sarà possibile, viste tutte le limitazioni di cui parlava Francesco, del budget, delle priorità che dà il comune, della pandemia e quant'altro, però abbiamo parecchia roba che bolle in pentola, ecco. Bene, bene. E Guarda, allora. Jacopo, ti mostro, se vuoi, brevissimamente anche queste sono le quattro locandine delle quattro Devi giornate ricondividere metafisiche lo che noi abbiamo. schermo. Pardon. Proviamo. Ok. Ok, eccoci qua, adesso arriva. Ok. Le giornate metafisiche per noi sono, noi puntiamo tanto sia sulla
sulla parte architettonica, perché come ha detto Davide, facciamo un incontro con gli architetti, ma anche mostre, ma puntiamo anche tanto sul lato artistico. Infatti, ad esempio, per la locandina ufficiale di ogni giornata, inteso come ogni anno, ogni annualità dell'evento, contattiamo sempre degli artisti, anche che grazie sicuramente al loro talento non fanno altro che valorizzare di più l'evento stesso. E la cosa che abbiamo notato è che quando questi artisti, che tra parentesi, la prima locandina è di una ragazza italiana, ma la seconda ce l'ha fatta un artista inglese, il terzo ce l'ha fatto un artista austriaco, mentre il quarto è di Poroli, che è un artista italiano che ha lavorato anche con Apple, ha lavorato con NBA, ha lavorato con Facebook, Fiat, Enel e tante tante realtà. E la cosa carina è che quando vai a spiegare a questi artisti, che di fatto sono competenti anche in design, soprattutto, che capiscono la nostra realtà, ci fanno sempre, o un prezzo di favore, oppure capiscono e ci fanno anche i complimenti sulla realtà, proprio perché anche per loro è quasi inconcepibile che esista una realtà, possiamo definire utopica, come Tresigallo, proprio perché è una realtà di design, e dato che loro il design lo fanno, a loro sembra quasi incredibile come persone possono abitare in un paese così. Sembra strano, però questa è un feedback che abbiamo ricevuto anche da alcuni turisti che hanno visitato Tresigallo, proprio che magari venivano da altre realtà, forse più cittadine, e ci chiedevano per l'appunto come fosse possibile che Tresigallo fosse un paese abitato. Ma ti dirò di più, anche al telefono ci chiedono: ma come si fa per visitare Tresigallo? Devo pagare un biglietto? C'è un cancello? Lo dovete aprire? Dobbiamo accordarci? E noi tranquillamente rispondiamo che no, Tresigallo è un paese aperto al pubblico, visitabile, abitato, quindi se non vuole, ecco, una visita con un accompagnatore o una visita guidata, può venire quando vuole, magari si scarica online la cartina e poi se lo visita in tranquillità. Diciamo, mentre a Venezia si pensa di mettere il biglietto, a Tresigallo ancora no. Ancora no, ancora no, ancora no. Oltre alle giornate, che è per ora sicuramente il nostro evento di punta, diciamo che ci divertiamo anche con i nostri edifici, perché non dimentichiamo mai la parte forse ludica e divertente che deve avere anche un evento. Ecco che da ormai 3 anni a questa parte abbiamo creato quest'altro evento qua, che è un evento a tutt'altro tema. Chiaramente qua non si parla di architettura, si parla sicuramente di storia. Però ecco, noi facciamo questo evento durante il periodo di Halloween, dove facciamo entrare il nostro pubblico all'interno dell'ospedale, che per quella serata lì però è, diciamo che ha un altro vestito, ecco, perché le atmosfere sono chiaramente più cupe, più tetre, viene raccontata una storia che ha a che fare anche con delle radici storiche tresigallese, ma che chiaramente viene anche un po' personalizzata per l'evento. Giusto per dirti quello che facciamo. Ok. E questa anteprima? Quest'anteprima. Quindi siamo in chiusura, Jacopo, giusto? Sì. Ti dico, allora, qualche mese fa siamo stati contattati da Semprini, Francesca Semprini Location. Francesca Semprini Location è una delle più grandi agenzie di Milano di location, cioè questa agenzia cosa fa? Questa agenzia ha un database di luoghi particolari, parliamo di ville, di regge, luoghi particolari, anche solamente stabili industriali, che vengono messi a disposizione da parte di magari brand di moda, brand anche di automotive o di qualsiasi altro settore che possa essere interessato a fare uno shooting, perché magari ha bisogno di quella location per, non so, la prossima collezione di capi di abbigliamento. E quindi ci ha contattato questa agenzia perché voleva inserire Tresigallo all'interno del proprio database. E la cosa strana è che di fatto voleva un'esclusiva, cioè ci ha chiesto:
Ma sarebbe possibile, perché noi di solito facciamo così, avere anche l'esclusiva, ecco, ma cioè, scusi, cosa intende? Sì, cioè che se dovesse capitare che magari ricevete la richiesta di un brand di magari arredamento o Si è pure bloccato. fashion per un servizio fotografico, ecco che gli dite di no perché va. Ok? Sì, Mi senti, capito. Jacopo? Sì, Ok. adesso sì. Praticamente, ecco, sì, ci chiedevano l'esclusiva sulla gestione di servizi fotografici a che fare con il mondo del fashion o dell'arredamento per Tresigallo. E noi gliel'abbiamo dovuto spiegare, guardate che non siamo una realtà privata, Tresigallo è un luogo pubblico. E poi altra cosa molto particolare di questa richiesta è che loro di fatto hanno sempre inserito delle ville, dei luoghi circoscritti, ma mai un paese intero. Quindi anche per loro è stata la prima volta. Però sono comunque arrivati a Tresigallo, hanno fatto il loro servizio fotografico. E adesso, se dai un'occhiata al sito di Semprini Location, siamo all'interno. Chiaramente non c'è scritto Tresigallo perché altrimenti non avrebbe senso proprio database anonimo, ecco, Altro però la ci siamo. conoscenza, Quindi, no, quindi non. certo, però ecco, solo il fatto che Tresigallo sia stato uno contattato da un'agenzia così e inserito all'interno del database significa che veramente siamo sulla strada giusta. Cioè, a Tresigallo stiamo valorizzando quello che lo caratterizza e che è difficile trovare in qualsiasi altra realtà. Ok. Assolutamente, infatti mi unisco ai complimenti che ci sono arrivati e invitiamo tutti allora quando saranno finite le zone arancioni gialle, quando saremo fuori da questo casino, alle giornate metafisiche, assolutamente. E Certo. abbiamo superato l'ora e 10 di diretta, che è tanto. Quindi io ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio voi due anche per la pazienza, insomma, di aver fatto questa piccola maratona. E diamo appuntamento a questo punto alla prossima puntata della serie Oltre la Guida. Ciao a tutti, buonasera. Grazie Grazie. Jacopo, ciao a tutti, buona serata.